Dalla prossima settimana in Sicilia sarà possibile operarsi al ginocchio con il robot chirurgico Navio. L'azienda ospedaliera universitario policlinico Paolo Giaccone di Palermo si è dotata di una strumentazione di ultima generazione. Ne parliamo con Lorenz Camarda, chirurgo ortopedico e specialista in chirurgia del ginocchio, direttore dell'unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia del policlinico. Benvenuto professore. Buongiorno. Professore, questo robot chirurgico è il primo e l'unico ad essere presente in una struttura ospedaliera dalla Toscana in giù. Cosa sarà possibile fare con questo gioiello dell'innovazione? Detto bene, un gioiello, questo rappresenta la vera è proprio innovazione tecnologica in ambito ortopedico più importante negli ultimi 20 anni. È un robot che assiste il chirurgo nell'esecuzione dell'intervento chirurgico di sostituzione protesica del ginocchio, parziale o totale che sia, con dei vantaggi che risultano essere sicuramente indubbi, certi, ovvero una maggiore e migliore precisione nel posizionamento della protesi, una validazione delle strutture legamentose del ginocchio pre-impianto e la possibilità di vedere proprio prima dell'impianto il ginocchio come si comporta dal punto di vista proprio del movimento in 3D, determinando quindi un miglioramento sicuramente della struttura del ginocchio e quindi sicuramente un miglioramento del quadro clinico. È un robot che risulta, come dicevamo prima, poco frequente in termini di presenza nelle strutture ospedaliere. Questo sicuramente è un primo passo perché l'avanguardia toccherà un po' tutti gli ospedali d'Italia, si spera, e si cercherà quindi di trattare più pazienti possibile con questo sistema robotico. Ecco, come avverrà l'intervento, professore? L'intervento segue un percorso chirurgico che è simile all'intervento standard di protesi di ginocchio, però esiste la possibilità con il robot di utilizzare un braccio robotico che è in grado di fresare l'osso, quindi è in grado di asportare una quantità di osso millimetrica con un'estrema precisione e di conseguenza è in grado di permettere di impiantare questa protesi nel miglior modo possibile. Quindi l'incisione è sempre un'incisione classica anteriore al ginocchio, esistono dei sensori che vengono posizionati a livello della tibia, a livello del femore. Questi sensori a infrarossi sono in grado di interloquire con un dispositivo che raccoglie questi dati e vengono quindi restituiti al computer, al chirurgo, una serie di dati che sono di estrema importanza per posizionare la protesi nel miglior modo possibile. E quindi durante l'intervento si ha la possibilità proprio di utilizzare un braccio robotico con una fresa millimetrica con una precisione incredibile. Il tutto quindi con una riduzione dell'invasività legata proprio a una eliminazione degli strumenti di chirurgia standard che si usano nella chirurgia protesica convenzionale e quindi la possibilità di ottenere un movimento più che fisiologico, una riduzione del dolore postoperatorio, una riduzione del sanguinamento in tutti quei soggetti che vengono trattati con la chirurgia robotica. Quindi dei vantaggi che risultano essere obiettivati già dal momento dell'intervento, ma anche nella fase postoperatoria, che rappresenta quindi il primo passo poi per il recupero funzionale del ginocchio trattato. Senta professore, le protesi che si utilizzano sono quelle
che si utilizzerebbero in un intervento tradizionale oppure cambiano? Le patologie sono le stesse, quelle per cui si può utilizzare questo piccolo gioiello innovativo oppure cambiano anche qui le patologie? La patologia è la stessa perché l'impianto di una protesi cioè trova indicazione nei casi di artrosi del ginocchio. E lì quando è necessario procedere a una sostituzione totale del ginocchio. Possiamo anche procedere con una sostituzione parziale del ginocchio, quindi con l'impianto di protesi piccoline che possono sostituire solo un compartimento del ginocchio, o addirittura possiamo anche impiantare una protesi conservando i legamenti crociati del ginocchio. Queste sono protesi di ultimissima generazione che trovano indicazione nell'impianto in quei soggetti relativamente giovani, quindi con un crociato anteriore, un crociato posteriore che risultano ancora integri. E quindi per lo più nei soggetti che presentano un'artrosi, ma risultano essere ancora giovani. Le protesi, ne esistono, come sapete, di tanti modelli, misure. Possiamo dire che l'evoluzione tecnologica ha portato anche all'introduzione di sistemi protesici che di ultima generazione, siamo già alla quarta generazione, che mimano in maniera precisa il movimento del ginocchio fisiologico. Quindi con un range of motion, un'escursione che risulta essere fisiologica e più vicina al ginocchio nativo. Certo. Professore, c'è un costo, il costo anzi dell'intervento, qual è? Il costo, per fortuna, c'è un rimborso del Sistema Sanitario Nazionale. Il costo è relativamente è uguale a condizioni normali di impianto di una protesi normale. Esistono quindi una strumentazione legata proprio all'utilizzo delle frese monouso, che comunque presenta un'incidenza sicuramente bassa rispetto al costo di un impianto protesico. In una struttura ospedaliera pubblica questo intervento risulta essere a totale carico del Sistema Sanitario Nazionale. Bene, bene. Professore, è stato attivato anche un ambulatorio specialistico dell'artrosi del ginocchio per poter fornire a tutti i pazienti, siciliani e non, questa chirurgia in tempi brevi. Ecco, come funziona l'ambulatorio? Abbiamo cercato di attivare, l'abbiamo già attivato da 15 giorni, un ambulatorio specialistico di chirurgia robotica del ginocchio, e questo proprio per permettere ai pazienti della regione Sicilia e ai pazienti anche fuori regione di accedere quindi ai servizi ambulatoriali, quindi in convenzione, e poter, diciamo così, essere nelle condizioni in cui il chirurgo lo dovesse ritenerlo opportuno, essere trattato quindi con un impianto di una protesi di ginocchio con tecnologia robotica. Le prestazioni ambulatoriali possono essere prenotate in maniera particolarmente semplice, collegandosi al centro unificato di prenotazione, ovvero il CUP dell'azienda ospedaliera Policlinico di Palermo. E avremo quindi la possibilità si spera, di aumentare ancora di più la disponibilità per poter accettare i pazienti e visitarli e quindi eventualmente sottoporli a chirurgia robotica. Grazie professore per essere stato qui con noi oggi, il nostro ospite. Salutiamo il professor Lorenz Camarda, chirurgo ortopedico e specialista in chirurgia del ginocchio, direttore dell'unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia del Policlinico Giaccone di Palermo. Grazie professore.